Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi a questo canale perché tanti altri video stanno per arrivare. Poteva una donna romana, una donna libera, avere dei rapporti di natura sessuale con uno schiavo qualunque? Bella domanda. Stando all'esistenza di alcune leggi romane, cose di questo tipo non accadevano poi così di rado. Esistevano infatti dei veri e propri provvedimenti da attuare nei casi simili, che vedremo bene in questo video. Prima però vi chiedo gentilmente di mettere like e di iscrivervi al canale, per aiutarmi a crescere e motivarmi a far uscire sempre più video interessanti. Buongiorno a tutti, state guardando Storie Curiose. Partirei col dire che in generale le donne nell'antica Roma erano abbastanza indipendenti per l'epoca, anche se questa libertà era comunque ben diversa da quella odierna. Da un lato potevano possedere per esempio degli schiavi, dall'altro non potevano non sposarsi, ma in ogni caso le donne nell'antica Roma erano molto ma molto più indipendenti rispetto alla Grecia classica o al Medio Oriente. Questa differenza tra l'altro è particolarmente evidente con l'Atene classica, dove le donne delle famiglie ricche dovevano condurre uno stile di vita piuttosto riservato, fuori dalla vista dei propri concittadini e per lo più separate dagli uomini e dalle loro attività sociali. Ma torniamo alla domanda centrale di questo video. Poteva dunque una donna romana libera avere dei rapporti sessuali con uno schiavo, nel caso in cui fosse sposata? Ma soprattutto, perché mai avrebbe dovuto andare a letto con un uomo privo di alcun diritto? Diciamo che banalmente gli schiavi spesso erano degli uomini giovani e parecchio attraenti, mentre di uomini liberi, vista la perenne condizione di guerra, spesso non ce n'era proprio, nel senso che questi la maggior parte del tempo erano assenti o perché erano impegnati a prestare servizio militare o perché erano chiamati a difendere i confini del proprio vasto impero o repubblica da qualche parte in Inghilterra o in Germania. Le donne quindi insoddisfatte a causa dell'assenza dei propri uomini, vedendosi girare attorno dei giovani belli indifesi legalmente, spesso diventavano vittime del desiderio e ne approfittavano. Ma quindi potevano o non potevano farlo? Beh, diciamo che tutto dipendeva in primis dallo stato civile della donna stessa. Se era una donna nubile, con il proprio padre quindi ancora in vita, allora la situazione la risolveva quest'ultimo in quanto era il capofamiglia, era il membro dominante della famiglia. Se invece la donna era sposata, allora in quel caso il marito o la risolveva nello stesso modo in cui l'avrebbe risolto un padre, quindi all'interno delle mura della propria casa, oppure chiedeva direttamente il divorzio. E secondo le leggi romane, provare l'infedeltà della moglie era sufficiente per rompere qualsiasi contratto matrimoniale. In generale, il matrimonio nell'antica Roma era una faccenda piuttosto semplice e molto personale. Lo Stato, infatti, al contrario dei giorni nostri, giocava un ruolo minimo. Nella maggior parte dei casi, un uomo e una donna erano considerati marito e moglie e semplicemente si affermavano di esserlo. Ovviamente per i romani ricchi era diverso, si facevano dei matrimoni decisamente più formali, ma di base era appunto una questione poco formale. Le donne, tra l'altro, godevano di una libertà significativamente superiore prima del matrimonio. Una volta che si sposavano, entravano sotto l'ala del proprio marito che diventava così appunto il dominus, al quale spettava risolvere tutte le questioni relative alla moglie. Il proprietario dello schiavo invece non aveva alcun diritto in questo senso, non poteva assolutamente sperare di poter denunciare una donna romana libera per una causa del genere. Piuttosto, spesso finiva per vendere lo schiavo scelto alla donna che, una volta entrato in suo possesso, poteva farne tutto quello che voleva, se era vedova. Quindi in pratica, in caso di controversie a sfondo sessuale tra una donna romana libera e uno schiavo, poteva intervenire soltanto il capofamiglia della donna, che raramente aveva bisogno di risolvere la questione per mezzo dell'intervento di un giudice. Solitamente si cercava di risolvere la questione senza dover rendere la cosa pubblica. Se poi la donna proprio si rifiutava di ascoltare il marito, costui, dopo averla avvertita per 3 volte in presenza di testimoni, poteva denunciarla pubblicamente. Il giudice in quel caso era tenuto ad ascoltare entrambe le parti, e se alla fine l'adulterio lo si riusciva a provare, allora la donna diventava una schiava del proprietario dello schiavo con cui è stata, cosa che ovviamente si tendeva ad evitare.